Tu sai come funziona la legge elettorale? Con questo video proverò a spiegartela in poche parole. La legge elettorale è quel sistema che serve per tramutare i voti in seggi. Quest'anno utilizzeremo per la seconda volta il cosiddetto Rosatellum, che prende il nome dal parlamentare all'epoca del PD, oggi in Italia Viva, Rosato. Un sistema elettorale che è praticamente identico tanto per la Camera quanto per il Senato. Il territorio italiano viene così diviso in collegi che servono per determinare i seggi. Un terzo dei seggi vengono assegnati nei cosiddetti collegi uninominali, due terzi dei seggi vengono invece assegnati nei collegi plurinominali. Nei collegi uninominali, che solitamente sono più piccoli dei collegi plurinominali e solitamente rappresentano una provincia oppure un pezzo di provincia o una zona di una grande città, penso per esempio a Torino, Milano, Roma, Napoli, che hanno più collegi uninominali. Ebbene, in questi collegi viene eletto un solo parlamentare, quindi ogni lista o coalizione di liste presenta un solo candidato che si andrà a scontrare con gli altri candidati e ne verrà eletto uno solo, con il sistema cosiddetto maggioritario, che è come quello per i sindaci, chi prende un voto in più viene eletto. A turno unico però, quindi non c'è il ballottaggio, vince chi prende un voto in più. Invece, i restanti due terzi dei seggi vengono assegnati nei collegi plurinominali, dove vige il principio proporzionale, ovvero si guarda il voto, il numero di voti e quindi la quota proporzionale assegnati a livello nazionale, quindi 3%, 4%, 10%, 20%, quello che è, e questi seggi, questi voti si tramutano in seggi di parlamentari assegnati nei collegi plurinominali. Queste sono tante parole, ma ora andiamo a vedere la parte che ci interessa di più, ovvero la scheda elettorale. Questo è il facsimile della scheda che riceverete il 25 settembre. Ne riceverete una per la Camera e una per il Senato. Ebbene, come vedete, ci sono le coalizioni, le liste singole. Ogni schieramento, come vedete, però ha un assettore composto, ovvero c'è, mi avvicino, un nome e cognome uninominale, come dicevamo prima, e invece il listino con il simbolo per i collegi plurinominali. Facciamo l'esempio di questa, visto che parliamo di Unione Popolare. Qui ci sarà il nome e cognome del candidato di Unione Popolare nell'uninominale, qui invece il simbolo di Unione Popolare con i quattro nomi del listino proporzionale. Per non fare confusione, partiamo subito da il modo più sicuro per dare il voto e essere sicuri che sia valido. Il modo più semplice è fare una X direttamente sul simbolo di Unione Popolare. Basta una X, infatti, per assegnare il voto tanto alla lista del plurinominale, tanto al candidato nell'uninominale. Altrimenti, lo dico così, tanto perché magari qualcuno ve lo può chiedere, facendo una X solamente sul nome dell'uninominale e una X sul simbolo, il voto vale sia per il plurinominale che per l'uninominale. E nel nostro caso, l'Unione Popolare, che ha solamente una lista al seguito, facendo una X solo sull'uninominale, questo voto viene assegnato anche al collegio plurinominale. Quindi, fatto una X sul simbolo o una doppia X o una X solo sul nome e cognome del candidato uninominale, il voto vale per uno e viene assegnato a entrambi, sia il candidato uninominale sia il listino plurinominale, quindi a prova di errore. Per completezza vi indico anche come sono i voti nulli, annullabili. Un voto nullo è un voto dato a una lista in una coalizione, uno schieramento, e un voto dato al candidato uninominale di un altro schieramento, il cosiddetto voto disgiunto, cosa che non è possibile nelle elezioni politiche. Oppure un altro modo per annullare il voto e fare un voto nullo è mettere una X su un nome del listino plurinominale, perché il listino è bloccato e quindi mettere una X porterebbe a un riconoscimento del voto, cosa che porta all'annullamento del voto espresso. Quindi attenzione, come dicevo prima e lo ripeto ancora, basta fare una X sul simbolo e il voto è valido. Basta questo, molto semplice. Parliamo ora delle soglie di sbarramento. La legge prevede due soglie di sbarramento più una. Quella più importante è la soglia di sbarramento del 3%, sotto la quale non si elegge, non si ha diritto a dei parlamentari. La soglia del 10% invece è quella per le coalizioni, dentro le quali però eleggono solamente le liste che superano il 3%. Perché una lista dentro la coalizione ma solo il 3% non elegge, questo è molto importante ricordarselo. C'è poi un'altra soglia, che è quella dell'1%, dentro le coalizioni. Per
Ora non andrò nel dettaglio, vi basti per ora sapere che le liste che superano l'1%, ma che non arrivano al 3% dentro le coalizioni, non eleggono, ma concorrono a fare la cifra elettorale della coalizione. Questo è un piccolo dettaglio che vi spiegherò nel prossimo video. Siamo arrivati alla fine di questo video, dove mi sono concentrato di più sulla parte tecnica della legge elettorale e su come funziona. Nel prossimo video invece racconterò il perché è nata questa legge elettorale, i trucchetti al suo interno, qualcuno l'abbiamo anche solo accennato, e soprattutto come si smonta la retorica del voto utile, dove l'unico voto utile è quello dato a un popolare che potrà il popolo sostiene. Quindi io vi ringrazio, vi invito a segnarmi nei commenti cosa ne pensate e soprattutto buona campagna e diffondiamo il più possibile le istruzioni per la legge elettorale su come si vota per fare in modo che ogni voto che esprimeremo per Unione Popolare sia valido e arrivi a buon fine. Quindi grazie a tutti, alla prossima!